Va bene, onorevole Carresci accoglie la Sì, riformulazione? accolto, sì. Sì. 5 accolto, il 6 c'è una riformulazione, onorevole Palmieri, l'accoglie? Prego, a lei la parola. Presidente, adesso il governo è impegnato, quindi non voglio, però... Presidente Ferranti e ministro... Presidente Branti. No, no, ma la riformulazione no, guardi, l'ha fatta... ho ascoltato con attenzione la riformulazione proposta dal governo e diciamo che piuttosto che niente è meglio piuttosto, quindi accolgo la riformulazione, è consolante il fatto che si intenda valutare caso per caso, meno che i tempi e i termini non siano modificabili, però... Insomma, diamo atto alla buona volontà del governo, grazie. Accolta allora la riformulazione. Ordine del giorno numero 7, Squeri, c'è un parere contrario, lo mettiamo in votazione. Onorevole Squeri, prego. Sì, a me dispiace che ci sia il parere contrario del governo. Questa è la dimostrazione che, vedete, una norma non è giusta perché diventa legge, dovrebbe diventare legge perché è giusta. E qui abbiamo, ripeto, la conferma di una norma che, non essendo giusta, purtroppo diventa legge, tenendo come priorità quello che è l'assunto ideologico e senza tenere come priorità qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Nel merito, applicando adesso questa norma, andremo, io faccio un esempio di un settore che conosco bene, cioè quello del... settore della distribuzione dei carburanti, dove c'è in atto un confronto tra governo, industria petrolifera, gestori, proprietari di impianti per una forte razionalizzazione che prevede la chiusura di 8.000 impianti, cioè 8.000 siti dove ci saranno sicuramente probabili problemi di inquinamento. Ecco, una norma del genere di fatto impedirà che questo percorso possa andare avanti, per cui sarà inevitabile chiedere al governo ulteriori confronti per impedire che lo stesso governo impedisca che un qualcosa che lui sta sollecitando non possa fare un passo avanti, anzi si debba concludere. Grazie. Se il governo non intende cambiare il parere, metto in votazione l'ordine del giorno Squeri con il parere contrario del governo. È aperta la votazione. Bolognesi. Capelli. Vignaroli. Ci siamo, abbiamo votato tutti. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Dovremmo ora passare alle dichiarazioni di voto finale. Tuttavia, essendovi un numero di iscritti per dichiarazione